tutte ragazze, eccomi qui a registrare un nuovo video. Questa volta vi parlerò in particolare del beauty da viaggio. Ebbene sì, questo è un video per completare ancora di più il pacchetto dei tre video che voglio appunto mostrarvi, e questa volta appunto nello specifico andrò a mostrarvi appunto cosa porto io con me nel mio beauty da viaggio. Il beauty da viaggio in questione è questo qui. Nel precedente video, che poi magari vi lascio lì le info sull'info box, appunto nel precedente video vi ho fatto vedere soltanto esternamente appunto questo qui, che è il mio beauty. È un beauty di H&M molto molto capiente, plastificato, ed è di un rosa con delle ananas gialle. È molto fluo come colore, però mi piace tanto perché appunto questa cosa che è plastificato è molto comodo da portare con sé in vacanza. Adesso vi mostro cosa metto invece all'interno. Allora, per prima cosa saltano fuori delle salviettine igienizzanti. Queste qui sono multiuso, io praticamente ne utilizzo tantissime, le porto dappertutto, dove le posso infilare le porto sempre con me, perché comunque le trovo pratiche, utili e sempre comode. Poi una spazzola per capelli, questa sì, è abnorme, lo so, però comunque mi ci trovo bene, ho i capelli che tendono facilmente al crespo e queste spazzole di questo genere mi sono sempre trovata bene appunto, quindi non ci rinuncio, le porto con me. E questa è scassatissima, però ancora pettina, quindi viene. Poi ho un deodorante questo qui è della Dove, il Go Fresh, quello lì al cetriolo. Devo dire che è ottimo, è imbattibile, ho utilizzato tantissimi deodoranti, però comunque questo qui non lo batte nessuno, mi piace tanto perché è fresco, non che soffri di particolari problemi di sudorazione o comunque anche di puzze, se così si vuol dire, però comunque questo qui mi piace perché mi fa essere profumata anche in quelle zone, quindi sì, sicuramente ve lo straconsiglio, e viene anche questo qui con me. Poi ho questo olio per capelli all'argan, è ottimo. Io questo qui per me è stato un prodotto di rivelazione, l'ho acquistato da poco e ve l'ho anche inserito nei prodotti preferiti del mese di settembre. Perché? Perché questo qui mi rende i capelli morbidissimi, profumati, e poi mi piace tanto il packaging, il dosatore che non ti fa sprecare appunto l'olio, come vi ho già detto sicuramente in quel video, della Oyster Cosmetics, quindi è una linea comunque italiana, di un brand italiano. Quindi mi ci trovo benissimo, capelli morbidissimi, poi miei comunque tendono molto a crespo come vi dicevo prima, quindi ottimo, e comunque poi ha un formato di 100 ml, quindi non è neanche pesantissimo. Poi ho questa mini confezione di Listerine, questo qui appunto è il Listerine per è il colluttorio alla menta forte, se non sbaglio, questo qui sì, è 95 ml appunto, è ottimo, è freschissimo, io sono dipendente colluttorio e quindi deve venire anche questo qui con me. Poi ho un elastico per legarmi i capelli magari quando mi trucco. Poi ho un mini campioncino dove ho travasato il mio shampoo della Garnier, e questo qui, l'ultra dolce al latte e vaniglia e polpa di papaya. Questo qui è molto profumato, poi vabbè, Garnier senza parabeni, con estratti naturali, questo qui appunto, cioè questo qui è indicato più per capelli lunghi con punte fragili, quindi proprio districa, ammorbidisce, ripara fino alle punte, l'odore, mamma mia, una profumazione buonissima, veramente molto buona, delicata, e mi piace tantissimo, quindi porto anche questo in questo barattolino che ho acquistato da VS, che fa Shaka se non sbaglio. Poi porto mini campioncini di dentifricio pasta del capitano, questo qui, con il mini spazzolino sempre pasta del capitano, che appunto ha questo geggino dove si contiene dentro, e metto appunto lo spazzolino, poi lo metto in questa plastichina qui. Poi ho questa bustina qui che è di H&M, dove appunto H&M mette le limette, se non sbaglio, le pinzette, tutto il kit. Io ho tolto tutto e ho inserito questi cotton fioc e del cotone che mi servirà appunto per lo struccante che ancora devo travasare. Poi uno smalto nero e un gel look della Kiko. Lo smalto nero è il 144 Black Easy Back, che vi ho già fatto vedere nella haul acquisti misto,
e praticamente questo qui lo metterò prima di partire. E poi lo porterò con me giusto per ritoccarlo se dovesse averne bisogno, spero di no. Poi infine ho questo qui della Badelas, che è il doccia shampoo classic riequilibrante 2 in 1 con estratti naturali di camomilla. E questo qui, appunto, questo qui è indicato per sia come shampoo che come bagno schiuma, però io comunque per il tipo di capelli che io non posso utilizzarlo per fare entrambe cose, quindi lo utilizzerò per il corpo solo e appunto lo shampoo lo utilizzerò a parte appunto per i miei capelli. Quindi il Beauty è vuoto, questo qui vi faccio vedere anche quanto è carino perché ha delle due taschine qui comodissime appunto dove inserisco tutti magari le mini taglie. Poi ha questa qui grande, è molto comoda. Quindi il beauty è vuoto, è svuotato del tutto. Io vi mando un bacione e vi ringrazio. Seguite il prossimo video che vi faccio vedere nello specifico cosa porterò anche nella mia borsa. Un bacione.